presentare il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti, Dan Phillips, questa sua prima visita ufficiale in Lombardia, nella città di Milano. Avremo un incontro in cui parleremo delle ottime relazioni che ci sono tra la Lombardia, l'Italia e gli Stati Uniti d'America, e spero che questo incontro sia di buon auspicio per la decisione, che mi auguro imminente, di partecipazione degli Stati Uniti a Expo 2015. Questi dunque i principali temi al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Lombardia tra il governatore Roberto Maroni e l'ambasciatore degli Stati Uniti John Phillips, cognome che sembra in inglese ma in realtà è italiano visto che il nonno si chiamava Filippo, ha precisato lo stesso ambasciatore ricordando le sue origini friulane e i nonni che emigrarono da quella terra 100 anni fa. La mia famiglia ha a cuore questa eredità, ha ribadito Phillips, per la prima volta in Lombardia nelle vesti di ambasciatore, ma già visitata privatamente da turista perché amo viaggiare e scoprire le bellezze del vostro territorio, ha affermato il diplomatico, che ha definito la Lombardia simbolo del dinamismo e della vitalità dell'Italia, motore dell'intera nazione. Sappiamo che il governatore Maroni è molto impegnato nella promozione dell'economia e questa passa necessariamente attraverso la promozione dell'eccellenza locale sui mercati globali, una visione che mi sento di appoggiare pienamente. Gli ottimi rapporti tra Stati Uniti, Lombardia e Italia possono essere una chiave per un'ulteriore crescita economica, ha sottolineato Phillips, che si è detto onorato di rappresentare come ambasciatore gli Stati Uniti in Italia e ha espresso la sua ammirazione per tutto il lavoro che il presidente Barack Obama sta facendo. Grazie.